Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì. Allora, i giornali di oggi risentono di tutto quello nelle ultime 36 ore. Fino alle ore 17:30 il weekend aveva regalato, diciamo, alcuni motivi di imbarazzo ai sostenitori più accesi del Green Pass, perché per tutta la giornata si erano susseguite dichiarazioni assai allarmate di rappresentanti del mondo imprenditoriale che, pur dicendosi pronti a rispettare la legge dal 15 ottobre prossimo, il decreto, anzi, deve essere ancora convertito in legge, dicevano: guardate che qui rischiano di essere bloccate le nostre produzioni, la norma rischia di essere inapplicabile. Non solo, in quella stessa giornata, con due significative interviste rese a Repubblica e alla stampa, due governatori, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, che pure si erano spesi nelle settimane passate a favore del Green Pass, unendosi anche loro al curioso slogan Green Pass, strumento di libertà, erano un po' tornati sui propri passi dicendo: guardate che qui ci sono 5 milioni di persone in età da lavoro non vaccinate, che facciamo? Tamponarle tutte ogni 48 ore è impossibile, caro governo, metti mano al provvedimento, pensa a delle modifiche. Terzo motivo di imbarazzo, fino alle ore 17:30, una manifestazione a Roma molto partecipata, Piazza del Popolo stracolma, manifestazione fino a quel momento pacifica e composta. Se non che tutto è cambiato dalle 17:30-18 in poi, quando hanno iniziato a imperversare le componenti di Forza Nuova, che pure si sono infilate nella manifestazione. Ed è successa l'ira di Dio: assalto indegno, squadristico alla sede della CGIL, scene di guerriglia urbana davanti Palazzo Chigi. A quel punto è stato un gioco da ragazzi per la politica e i media, obliterare completamente la manifestazione, cancellare completamente il dibattito sul Green Pass e aprire la vertenza pericolo fascismo. Pericolo fascismo, giova ricordare che il capetto di Romano di Forza Nuova, tale Castellino, era già in sorveglianza speciale e, come si dice, daspato, anzi pluridaspato, pluridestinatario di questo daspo, e ciò nonostante è stato lasciato in piazza ad imperversare con gli effetti che conosciamo. Peraltro è sufficiente farvi una ricerchina in emeroteca o anche sui canali online su questo Castellino per scoprire delle cose fantastiche. Evidentemente, insomma, ci deve essere una mano sulla testa, insomma, una mano spirituale sulla testa. Qualche anno fa, trovato con un etto di cocaina e, secondo le forze di polizia, 300 dosi, fu assolto con la motivazione che fosse uso personale. Insomma, situazioni curiose. Sta di fatto, questo signore è stato lasciato in piazza ad imperversare e gli effetti sono quelli che conosciamo. Nella notte tra sabato e domenica sono scattati 12 arresti, erano avvenute 600 identificazioni durante la manifestazione. Ieri mattina, grande manifestazione davanti alla CGIL. Tutto il dibattito ora è sullo scioglimento di Forza Nuova, che, ricordiamolo, alle ultime elezioni politiche è stata destinataria ben dello 0,36% dei voti. Insomma, dibattito antifascista che è da immaginare durerà fino ai ballottaggi. Poi, dopo i ballottaggi, diciamo, la questione antifascista si sgonfierà un po'. Oh, peraltro, la garanzia che arriveremo al voto così è data dal fatto che è stata già convocata per sabato 16, giorno del silenzio elettorale, la manifestazione dei sindacati CGIL, CISL e UIL, antifascista e democratica. Va bene, questo è il quadro. Vedremo i toni di Stampa e Repubblica, vedremo il Corriere della Sera che anticipa una stretta sulle manifestazioni da parte del governo. Circostanza pure, immaginate se una cosa del genere l'avesse fatta trapelare Matteo Salvini quando era al Viminale: stretta sulla libertà di manifestazione. Cioè, anziché domandarsi come mai il Viminale abbia gestito così male la vicenda, anziché domandarsi come mai il signor Castellino fosse a guidare la manifestazione, anziché ora bisogna fare la stretta sulle manifestazioni. In controtendenza c'è solo la verità,
che non solo racconta questo tema della gestione a dir poco discutibile dell'ordine pubblico, ma con Belpietro torna al tema e dice: ma vi siete resi conto di quello che sta accadendo con il Green Pass? A onor del vero, cerca cerca, il dubbio sorge perfino a Repubblica, che intervista, lo vedremo, un imprenditore che dice: guardate, mi si blocca la produzione. Invece Repubblica e Stampa sono in modalità, diciamo, da reazione agli attacchi squadristici del 21. 21 dell'altro secolo, però vedremo testualmente Ezio Mauro, e poi Bonini, e poi Giannini, e poi La Serri, e poi De Luna. Insomma, oggi è mobilitazione grossa e rassegna pressoché monografica. Le aperture, la verità: non usate pochi violenti per occultare il green caos. Nonostante quello che affermano i cattivi maestri del giornalismo, in piazza non c'erano soltanto facinorosi da condannare, ma lavoratori messi spalle al muro dagli errori del governo. Vanno ascoltati, così l'apertura della verità. Andiamo a vedere il Corriere della Sera: cortei stretta sui violenti, così il titolo. Il Fatto Quotidiano: fascisti, governo impreparato, e venerdì 4 milioni senza paghe. Il Giornale: la Morgese sotto accusa, scontri a Roma. Attenzione al tempo, che ci riporta, diciamo, al caso antifascista della scorsa settimana, quello del barone nero Yonghi Lavarini, o come si chiama. E il titolo è Il fanfbarone, non fanfarone, ma fanfbarone nero. E Bekis, ve lo anticipiamo, apre semplicemente i social di questo signore e legge tutta una serie di fanfaronate, sciocchezze, assurdità, che poi sono quelle che abbiamo visto in televisione. Ma dice Bekis, era tutto squadernato. La Stampa: sciogliere i movimenti neofascisti. E infine Repubblica: un piano nero contro le città. Repubblica fa sapere che era tutto preordinato, però, diciamo, se si fosse in tribunale, diciamo, e se la tesi di Repubblica fosse, diciamo, l'intervento di un avvocato, una arringa, una tesi difensiva, non gioverebbe molto all'imputato, in questo caso alla Lamorgese, perché se c'era tutto questo piano, perché il Ministero degli Interni non se n'è accorto? Perché ha lasciato che uno dei capetti imperversasse in piazza? Però, diciamo, questo rapporto tra cause ed effetti lo illuminiamo noi, non lo illumina il giornale diretto da Molinari. Va bene, da cosa partiamo? Dalla verità, con un po' di segnalazione, poi piano piano ci incamminiamo, Corriere, Stampa, Repubblica, e resterà il tempo, vedrete, soltanto per qualche segnalazione finale. La rassegna sarà fatalmente monografica. Andiamo a vedere Maurizio Belpietro, che ripercorre tutto quello che è successo e poi ragiona così: chi ha assaltato la sede della CGIL e ha infiammato la capitale scontrandosi con le forze dell'ordine non va protetto, incoraggiato, ma condannato. Questo è ovvio. Ma chi ha deciso che dal 15 di ottobre 5 milioni di lavoratori senza Green Pass dovranno essere sospesi e lasciati senza stipendio, con aziende che saranno costrette a rallentare la produzione o chiudere i battenti, dovrebbe riflettere sugli errori commessi. Gli esperti di sommosse urbane sabato hanno notato che in piazza, a contestare le decisioni dell'esecutivo, non c'erano i soliti professionisti dello scontro sociale. La manifestazione non era composta solo da facinorosi di destra, antagonisti di sinistra o anarchici. In piazza c'era anche gente normale, persone non abituate a fare andare le mani. Purtroppo, però, questo è ciò che sta accadendo. Senza rendersene conto, insistendo a considerare criminali tutti i Novax e promettendo di espellere dalla società civile milioni di italiani, si è innescata una bomba sociale. E ora solo il buon senso potrebbe aiutare a evitarne la deflagrazione. È inutile dare ogni giorno del cretino a chi non vuole vaccinarsi, così come è inutile pensare che chi rifiuta il siero sia un criminale da isolare. Le persone vanno convinte, se non si riesce a ragionare, non vanno isolate ma aiutate. Volete la sicurezza nei luoghi pubblici e nelle aziende? Rendete accessibili i tamponi a tutti e a un prezzo calmierato. In nessun paese democratico è richiesto il passaporto vaccinale per lavorare o per entrare in un luogo pubblico, al massimo si chiede il tampone. Vi siete chiesti perché? Eppure Francia, Germania e tanti altri paesi europei hanno meno vaccinati di noi e spesso anche un numero di contagiati maggiore. Tuttavia, non hanno introdotto alcun obbligo, così
Belpietro che ha il merito di collegare le due questioni che ormai tutti gli altri separano, trasformando tutto nella settimana dell'ordine pubblico e della mobilitazione antifascista. Sulla verità trovate anche un pezzo di chi vi parla di analisi della gestione dell'ordine pubblico, trovate un'intervista curata da Federico Novella a Matteo Salvini, che risulta assai convincente quando critica la Lamorgese, ricordando i precedenti, gli sbarchi di Viterbo, la Lamorgese ancora inadeguata contro le violenze nelle piazze. Purtroppo Salvini non risulta altrettanto convincente, risulta vago sulla parte riforma del catasto, quando dice no, ma abbiamo ottenuto la promessa che non ci sarà un aumento fiscale, però il problema è che è stata data una pistola carica al futuro governo, e su questo la Lega farebbe bene a proseguire la battaglia, non, diciamo così, a archiviare la pratica. La quarta e ultima segnalazione che vi facciamo sulla verità è un bel pezzo del vice direttore Borgonovo che dice: ma anche alla sinistra piace la destra se la destra si acconcia ai canoni della sinistra, solo se fa quello che dice lei. E Borgonovo ripercorre tutti i casi nel passato in cui il leader più forte di centrodestra, in un momento Berlusconi, era criminalizzato a beneficio di Fini. Lui sì, Fini bene, tu invece male, e dice questa è la regoletta. E sulla verità trovate anche altre interviste interessanti da leggere. Giulia Cazzaniga sente l'imprenditore Paolo Agnelli proprio sui guai dell'applicazione del Green Pass. Di Francesco sente Ignazio La Russa che dice: ma guardate che da tempo, da fini 95, e lui dice addirittura da almirante in non so quale anno, si sono date disposizioni di evitare contiguità con nostalgici, eccetera. Mentre, uscendo dalla politica, è assai piacevole la conversazione di Alessandro Rico con una voce storica del giornalismo sportivo, telecronista Bruno Pizzul. Va bene, mi dicevamo che però cerca, 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 qualche dubbio comincia a serpeggiare anche altrove. Naturalmente ci vuole un potente microscopio, ma se cercate, cercate, cercate nelle pagine interne di Repubblica, trovate un'intervistina, due colonnine, saranno 1500 battute, quindi proprio dotandovi di un microscopio ad alta precisione, che la brava Valentina Conte fa all'imprenditore Roberto Cotterchio, che guida la Cograf di Torino, è una fabbrica che produce etichette autoadesive, se non sbaglio, che dice: ma io rispetterò le norme, però dice guardate che è un casino. Cosa farà allora venerdì? È la domanda, e la risposta: mi atterrò alla legge. Lavoriamo su 3 turni, dovrò trovare 3 delegati che controllino il pass con l'app. Chi non ce l'ha sarà assente ingiustificato e rimandato a casa senza stipendio. Ma mi chiedo se il problema della sicurezza sul lavoro si risolva non facendo lavorare le persone o forzandole a spendere 200 euro al mese di tamponi. Domanda la giornalista: potrebbe coprire lei il costo? E l'imprenditore comprensibilmente risponde: ci ho pensato, ma non è semplice. Non solo perché è una spesa in più, ma perché gli altri lavoratori vorrebbero una somma analoga in welfare. Dopodiché le farmacie sono piene, alcuni collaboratori hanno già fatto prenotazioni multiple, ma così rischio di non soddisfare gli ordini e ho macchine che costano 200-300 euro l'ora. Che faccio? Le fermo? Abbiamo lavorato senza mai chiudere, senza un contagio, e ora che c'è la ripresa ci blocchiamo? Domanda della giornalista: meglio senza Green Pass? Risposta: non dico questo, ma lo Stato deve mettere tutti sullo stesso piano, chi si vaccina e chi no. Non si può pagare per lavorare. E allora, vedete che si conferma una regola che da qui abbiamo cercato di mostrarvi da tempo. Nelle pagine nazionali e politiche, affermazioni stentoree pro Green Pass, a difesa del governo, eccetera. Poi cerca, cerca, cerca all'interno, la realtà poverina si fa strada, diciamo, si incunea in mezzo a pagine di ideologia anche un pezzettino di realtà. Ma dopo questa pagina iniziale andiamo al cuore della rassegna stampa, i disordini, il ruolo di Forza Nuova, la gestione dell'ordine pubblico, e ora che succede? Non rassicura per niente,
Il pezzo a pagina 3 del Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini. La linea di Draghi dopo le violenze, stretta sui cortei. Ah, andiamo bene, quindi anziché tenere a casa il signor Castellino, restringiamo la libertà di riunione e di manifestazione. È interessante. Ripeto, immaginate se un'indiscrezione del genere fosse stata veicolata ai tempi di Salvini al Viminale. La linea è tracciata, adesso la strategia deve cambiare. Il sistema di prevenzione, questa è la posizione di Palazzo Chigi, deve essere più incisivo e attento. Il via libera alle manifestazioni dovrà arrivare dopo una valutazione rigorosa dei rischi, limitando al massimo i cortei. Nessuna limitazione a chi vuole esprimere dissenso, ma le regole dovranno impedire che la situazione degeneri, dimostrare che lo Stato c'è e interviene per contrastare i violenti, per stroncare gli estremismi e le iniziative di chi mira a creare tensione e instabilità. Tutto questo è, tra virgolette, attribuito a fonti anonime. Ma insomma, la sensazione è che la Sarzanini con qualcuno a Palazzo Chigi avrà parlato. Noi un'idea ce l'abbiamo su chi. Magari così. Zazzeruti personaggi che già erano vicini a Paolo Gentiloni, adusi a conversare con i giornalisti, ma è solo un'ipotesi, è solo un'ipotesi. Dopodiché c'è un paragrafetto della Sarzanini intitolato La sottovalutazione. Il Presidente del Consiglio ha parlato in queste ore con la Ministra dell'Interno Lamorgese, con il Sottosegretario Delegato Franco Gabrielli, con i collaboratori più stretti. Nessuno ha potuto negare gli errori e le sottovalutazioni perché il dispositivo di sicurezza messo a punto in vista della manifestazione di sabato prevedeva che i partecipanti potessero essere al massimo 3.000. E invece le forze dell'ordine si sono trovate a fronteggiare oltre 10.000 persone. Ma guarda, si sono resi conto che la partecipazione era maggiore, ma il problema non erano i 7.000 tranquilli in più, il problema erano i 200 fascisti prevedibili e previsti eppure lasciati imperversare così. Il Corriere della Sera. Oh, sul Corriere della Sera, attenzione all'altra cosa, che insomma, se si fosse di buon umore uno potrebbe ridere, ma insomma, il grande dialogo, insomma, cose epiche tra Maria Teresa Meli e il ministro del lavoro Andrea Orlando, ma attenzione a questo passaggio, veramente incredibile, noi speriamo che oggi qualcuno reagisca, in cui sembra esserci una equiparazione tra contrarietà alle norme sul Green Pass ed essere Novax ed essere fascisti. Questa, diciamo, è la consecutio logica, si fa per dire. Dice Orlando: ho sentito dichiarazioni che equiparavano la violenza del tampone a quella degli assalti. Non vorrei che scaricando Castellino e altri due alla fine si faccia un'operazione per sdoganare il grosso dei messaggi che circolavano in quella piazza. Messaggi che, come devono essere letti con attenzione, ma per essere respinti, non per essere accolti, perché è evidente che si collocano in un orizzonte antiscientifico tanto pericoloso quanto quello fascista. Rileggo, occhio al caffè. Messaggi che devono essere respinti perché è evidente che si collocano in un orizzonte antiscientifico tanto pericoloso quanto quello fascista. Quindi, per manifestare dovete avere una motivazione che sia scientificamente approvata e da quale comitato scientifico? Da quello composto da Andrea Orlando, perito navale o chimico, non sappiamo bene, militante comunista da quando aveva i calzoni corti, che stabilisce lui se i pensieri che avete sono giusti o sbagliati. E questa è la sinistra che per anni abbiamo sentito parlare di libertà di manifestazione. Siamo al 2021, sono 20 anni che ci rompono i coglioni sulla manifestazione di Genova, spiegando che era una bellissima manifestazione rovinata da una minoranza di Black Bloc. E adesso improvvisamente l'argomento viene rovesciato come un calzino e sono tutti fascisti, anche i 10.000 che erano semplicemente colpevoli di avere un'idea diversa da quella di Andrea Orlando. Ma la modalità è questa anche su Stampa e Repubblica, la stampa proprio. Allora,
Che cosa è successo? Ieri Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione, si sono viste dichiarazioni più felici a onor del vero, in cui dice: ma la matrice fascista, e non so che matrice sia, è la violenza. Ah, apri di cielo, Massimo Giannini, che già ieri aveva in versione Torquemada chiesto a Biure, alla destra italiana, oggi è fiammeggiante. Dopo il sabato nero avevamo chiesto ai leader della destra italiana un'assunzione di responsabilità. Riflettete sui fatti di Piazza del Popolo, guardate le immagini di quella truce marcetta su Roma, osservate le facce degli squadristi che hanno assaltato la CGIL, come gli arditi del ventennio devastavano le camere del lavoro. Fate tutto questo e poi abbiate il coraggio di riconoscere che quei fatti e quelle facce appartengono al vostro album di famiglia, ancora macchiato dalle scorie del neofascismo. Purtroppo non l'hanno fatto. Giorgia Meloni ha detto: è squadrismo, ma non conosco la matrice. A quanto pare bisogna cercare la matrice. Questa mistificazione politica è inaccettabile. Tanto più che la presidente di Fratelli d'Italia, parlando di quella violenza, aggiunge: sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto. Fermi restando i pasticci del governo sul Green Pass. Ah, quindi ci sono i pasticci. Fermi restando i pasticci del governo. Ma come? L'hanno esaltato per 3 mesi adesso. Fermi restando i pasticci del governo sul Green Pass, il caos tra le aziende e i lavoratori, la rabbia sociale esacerbata dalla pandemia, le gravi carenze degli apparati di sicurezza, vogliamo dire a Meloni che il punto è questo: quella feccia è fascista, è diffusa e lei ce l'ha in casa. Vabbè, è colpa della Meloni, però ecco, apprendiamo un mattino di 11 ottobre che c'è pasticci del governo, caos tra le aziende e i lavoratori, rabbia sociale esacerbata, gravi carenze degli apparati di sicurezza. Però insomma, ormai la rincorsa l'hanno presa e quindi ci avete. Eccolo qua. Mirella Serri che evoca nel titolo Giorgia e Rachele. Giorgia sapete chi è? Rachele ce ne sono due. Rachele Mussolini, moglie, e Rachele Mussolini, giovane, rieletta al Consiglio Comunale di Roma. E è tutto un frullo. La Serri, che l'altra settimana l'abbiamo lasciata in estasi per il libro di Veltroni, oggi è Combat con l'elmetto, parte da Rachele Mussolini quell'altra. Rachele Senior fu anche cinica e feroce nei confronti degli antifascisti e perfino dei fascisti. Prima della seduta del Gran Consiglio che destituì il Duce, gli suggerì di incarcerare tutti i geracchi. Caldeggiò inoltre la condanna a morte di Galeazzo Ciano per il tradimento. La vita di Rachele, incluso il periodo della Repubblica Sociale, è stata parte integrante della più cruenta storia del fascismo. Insomma, si riparte da 43, 44, 45. E di sotto Giovanni De Luna, anche lui in brigata partigiana, oggi riparte da Donna Celeste che al ghetto di Roma cerca di avvisare del rischio di rastrellamenti. Quindi siamo già ai rastrellamenti a Roma. Questi sono i toni con cui la stampa affronta la giornata. Quindi il problema non è la Lamorgese incapace di gestire l'ordine pubblico, il capetto fascista lasciato imperversare. No, bisogna ripartire da Rachele Mussolini e dalla fucilazione di Ciano. Va bene, si fa per dire. Trasferiamoci su Repubblica. Qui, ve lo dicevamo nel sommario, c'è un pezzo a sei mani, Giuliano Foschini, Andrea Ossino, Fabio Tonacci, che spiega come l'attacco era pianificato. Volevano Palazzo Chigi, colpire altre città, si vedono i messaggi su Telegram, eccetera. Però questo, ve lo dicevamo prima, possiamo andare veloci perché il concetto è quello, questo non giova al buon giudizio sul Viminale e sulla gestione dell'ordine pubblico. Se era, diciamo, conosciuto, diciamo, questo piano, questa trama eversiva, perché l'hanno lasciata sviluppare in questo modo. Dopodiché viene convocato, ma insomma, questo è un classico, Filippo Rossi, quando c'è da picchiare la Meloni, si chiama un residuo finiano della buona destra, uno che viene convocato alla televisione per dire: lo vedete come fa schifo la destra attuale, io sono buono, loro sono cattivi. Rossi viene sentito dalla Lauria e dice: da ipocriti continuare a negare i nessi con i neofascisti. Poi nella pagina dei commenti, un po' come sulla stampa, Bonini che chiede lo scioglimento di Forza Nuova in nome della Costituzione e Ezio Mauro che riparte dal 21 del secolo scorso.
Tutti i demoni vennero liberati, soltanto in 2 mesi del 21 si contano più di 100 morti, 400 feriti, in 4 anni lo squadrismo raggiunge le 3.000 vittime. Ma sono gli obiettivi che devono farci riflettere: 59 case del popolo saccheggiate, 141 sezioni socialiste bruciate, 100 circoli. 28 sedi sindacali assaltate, 83 leghe contadine devastate, 197 cooperative paralizzate, 119 camere del lavoro distrutte. Nessuno pensa che si possa replicare quell'avventura che trascinò il paese nella tragedia durata 20 anni. Tutto è diverso, soprattutto il contesto di un'Europa democratica che ci garantisce e ci protegge da noi stessi. Quindi attenzione, le pulsioni nere fasciste dell'Italia sono sempre lì, però c'è l'Europa che ci protegge da noi stessi. Va bene, se non parlassimo di cose drammatiche ci sarebbe da sganasciarsi da ridere. Ezio Mauro è lo stesso signore che su Rai 3, in quel caso con il canone pagato dai contribuenti, invece si esaltava per la nascita del Partito Comunista Italiano e quel congresso fondativo. Va bene, diciamo, inutile stupire. Lo ha detto bene in un post di questa mattina, molto presto, il professor Luigi Curini, Scienze Politiche Statale di Milano. Dice: beh, tra tante amarezze, gli eventi estremi hanno una capacità di rivelare l'animo di tanti interlocutori, di far calare le maschere, di far cadere le ipocrisie, e ciascuno mostra le sue radici e si mostra per quello che è. Il fascista si mostra da fascista, il comunista si mostra da comunista, e chi non è né comunista né fascista, ma magari di spirito liberale, farà bene a non farsi intimidire da questi signori. Va bene, questo grande giro intorno all'ombelico fascismo-antifascismo lo chiudiamo con il costituzionalista Clementi, intervistato dalla stampa, sul tema dello scioglimento di Forza Nuova. Clementi ricorda i precedenti: Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, sciolte negli anni 70 in un caso e primi anni 80 nell'altro, e dice: ma a questo punto tocca alla magistratura verificare se ci siano elementi di ricostituzione del partito fascista. Il dibattito non ci appassiona. Suggeriremmo a tutti di ricordare gli ultimi risultati elettorali di Forza Nuova alle politiche 036. Quindi che, diciamo, una formazione titolare dello 036 metta a rischio la vita democratica del paese fa semplicemente ridere. La sciogliete. Un minuto dopo si formerà un'altra organizzazione dove confluiranno quei quattro picchiatori. Quattro picchiatori che magistratura e ordine pubblico farebbero bene, e gestori dell'ordine pubblico farebbero bene a tenere sotto controllo, anziché lasciare che si scatenino in piazza. A meno, noi non vogliamo crederci che qualcuno li ritenga, diciamo così, funzionali. È certamente stato funzionale al pestaggio della destra italiana Ionghi Lavarini. Macchiettistico personaggio di cui Franco Bechis ricorda ora le imprese sul tempo, ma dice: guardate che erano tutte leggibilissime sulle sue pagine social. L'altra vicenda era stata quella di Luca Morisi, altra vicenda preelettorale uscita fuori il lunedì preelettorale. Vi ricorderete che Repubblica aveva aperto in prima pagina Morisi, droga dello stupro. Poi la settimana scorsa, quando c'erano le notizie, diciamo, buone per Morisi, Repubblica non ha pubblicato niente. Oggi pubblica pagina 21 Foschini Tonacci per dire che Morisi non è un caso chiuso, perché e la droga dello stupro l'hanno portata degli altri, quegli altri, però c'era la cocaina e è stata consumata con altri. E come è stata consumata? È stato un consumo partecipato e allora non c'è reato, o c'è stata cessione e allora il reato potrebbe essere. Insomma, Repubblica non si rassegna all'idea che possa scattare l'archiviazione per Morisi e cerca come può di tenere aperto il fascicolo, mettiamola così. Resta invece, e su questo ci avviciniamo alle conclusioni, aperto il fascicolo Catasto. Paolo Del Debbio dice:
Guardate, lo fa sulla prima della verità, che i guai già oggi possono determinarsi sul mercato immobiliare e ha perfettamente ragione, a mio avviso. Il tempo con Gaetano Mineo fa una simulazione, dice guardate che si rischia una stangata media di altri 1.000 euro in più rispetto alla tassazione. Mentre incredibilmente viene sentito sulla stampa un intervistone, il capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fa un'intervista come se fosse il presidente della Commissione Finanze della Camera o il ministro dell'Economia e spiega: mettiamo ordine nella giungla del fisco, troppe leggi stanno aiutando gli evasori, cosa deve andare, cosa non deve andare nella delega. Noi che siamo ragazzi semplici, ancora fermi a evidentemente un reperto archeologico che è la tripartizione dei poteri, pensavamo che toccasse al Parlamento scrivere le leggi e ai funzionari delle agenzie governative semplicemente applicare le norme fiscali, ma evidentemente è il contrario. Questi fanno esecuzione delle norme, fanno anche dottrina dal punto di vista, diciamo, della cultura giuridica e fanno anche i legislatori o, diciamo, i badanti, diciamo, i babysitter dei legislatori. Interessante. Va bene, l'ultima segnalazione riguarda una disavventura di Matteo Renzi, che in altri tempi avrebbe avuto molto più spazio, oggi lo spazio è sacrificato. La verità valorizza la cosa in una fotonotizia a pagina 3, altri giornali fanno articoli qua e là, ma insomma viene fuori che nel CDA di una società russa che ha appena chiesto la quotazione c'è Matteo Renzi, la società si chiama Delimobil e insomma, dopo l'Arabia Saudita anche la Russia, vedremo se ci sono profili giuridici discutibili, questo ci interessa poco. Certo, c'è una questione di opportunità politica, un senatore della Repubblica che svolge anche queste altre attività e insomma, Renzi qualche risposta dovrà darla, almeno sul piano dell'opportunità politica, vedremo anche se risposte di altro tipo. Allora, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con il vice direttore della Verità, Claudio Antonelli. Domattina alle 7 con Francesco Gaglietti la lettura dei giornali, l'appuntamento però più importante è quello in edicola con la verità, che come avete visto anche oggi è piena di cose da leggere. Oh, poi se volete passate anche in libreria, momento Mastrota, televendita, c'è anche questo libro che continua dopo una settimana a essere primo in due classifiche Amazon, insomma, nonostante non sia recensito, vedrete che questo libro avrà una sua piccola fortuna in termini di letture e di vendite, ma non lo vedrete in televisione, Lucianina da Fabio Fazio, non vedrete recensioni su quotidiani, eccetera, ma, però se questa piccola rassegna vi è gradita, la cosa fondamentale è leggere la verità, prenderla in edicola e abbonarsi alla verità. Se poi passate anche in libreria a prendere quel libro, male non fate. Buona giornata a tutti.